Ben arrivati amici di Zoom. Dal 30 gennaio ci sono degli attivisti, loro si definiscono attivisti occupazione impianto ENI di Crotone. Noi abbiamo in loro rappresentanza Pietro Infusino, che salutiamo. Ciao Pietro. Ciao Paolo. Adesso vi spiegheremo perché sono lì. Solo che in questi giorni purtroppo hanno subito un'intimidazione piuttosto grave. Cosa è successo, Pietro? Niente, abbiamo messo degli striscioni, attaccato alle pareti della multinazionale, un po' più là sulla strada, e li abbiamo trovati tagliati con arma di coltello. Ma durante la notte è stata fatta questa cosa? Secondo noi alle prime luci del mattino, sì, sì. Che giorno è stato? È stato, mi sembra, 3 giorni fa esattamente. Voi pensate a una ragazzata o a un discorso un po' più serio? No, secondo noi è stata una cosa seria, non è una ragazzata, anche perché stiamo trattando dei temi molto delicati. E allora, ecco perché volevamo essere vicino agli amici di Crotone per questa protesta. Adesso Pietro però ci spiegherà perché sono lì, quante persone sono, perché sono giorno e notte, c'è una tenda, dormite lì, vi alternate, insomma, è un po' una cosa piuttosto pesante, no? Pietro Infusino è qui e parleremo della bonifica di Crotone. Prima iniziamo con la nostra trasmissione. Se volete potete anche chiamarci, il numero della diretta è quello che vedete in sovrimpressione, oppure mandarci un sms per interloquire con noi, oppure parlare con Pietro proprio per questa occupazione proprio all'entrata dell'impianto, no? Questa tenda è piazzata, certo, all'entrata dell'impianto. Poi si sta preparando una grande manifestazione per marzo, insomma parleremo di più cose, se volete potete chiamarci. Iniziamo subito con la nostra trasmissione, così poi abbiamo a disposizione tutto il tempo per parlare della bonifica di Crotone. Io ho fatto titolare Pietro "Bonifica Crotone, Eni e Syndial devono provvedere". Può rappresentare in sintesi o lo cambiamo? Se vuoi me lo fai, lo posso anche cambiare. Secondo te? No, va bene, va bene. Tu che metteresti? Io metterei anche Local Content Crotone 2014. Allora, al posto di Eni e Syndial devono provvedere, adesso sostituiamo con Local Content a Crotone 2014. Perché questo Local Content già è in essere in Basilicata. È in Sicilia. È in Sicilia. Certo. E voi siete soddisfatti di questo accordo Eni, Basilicata e Sicilia. Certo. Ne parliamo dopo, quindi come vedete è un argomento piuttosto interessante. Vediamo intanto che cosa è successo in Calabria in questa prima giornata, in questo inizio di settimana. Parliamo di questa protesta che si sta svolgendo a Crotone, davanti all'impianto Eni. Ci sono degli attivisti che da più giorni stanno effettuando questa occupazione. Abbiamo con noi Pietro Infusino, che è uno di questi attivisti. Quanto siete in tutto, Pietro? Siamo circa 20. Perché dovete gestire giorno e notte. Certo, ci dividiamo i compiti e le ore, ma riusciamo a gestire tutto bene, con tranquillità, con serenità. Anzi, per farvi capire la situazione, ci sono anche delle foto. Pietro, siete accampati lì da 6 notti. Gli amici attivisti negli altri giorni, ecco qui, sono delle foto così informali, dei momenti che voi avete ripreso. Adesso vi faremo vedere le altre foto. Dunque, un sms che è arrivato in questo momento. Allora, salve a tutti, sono di Crotone e sto seguendo con molta ammirazione l'iniziativa di questi ragazzi, che appoggio in pieno, perché credo fermamente che sia una protesta che potrebbe portare una svolta al nostro territorio. Volevo sapere qual è la loro posizione in merito alla condanna del Tribunale di Milano a Eni riguardo i 56 milioni di euro e cosa propongono di fare. Cioè, l'Eni, mi pare, la vicenda legata al Tribunale di Milano, dove è stata condannata sia Eni e Syndial a pagare 56 milioni per la bonifica. Per disastro ambientale, non per la bonifica. Ecco, questo è uno dei manifesti. Blocca un attimo. Questo è il manifesto con cui si invitava un 6 per 3 la popolazione a partecipare. Quel giorno lì che voi avevate pubblicizzato, com'è stata la risposta? Diciamo è stata lenta, perché era un nostro progetto partire piano piano. L'abbiamo organizzato di giovedì mattina,
perché sapevamo che era la prima fase e che comunque bisogna lavorare tanto tra la gente per far capire veramente quale risultato vogliamo cogliere. Quindi non ci servivano le masse in quella giornata, ma ci serviva portare all'attenzione l'inizio di una manifestazione molto più complessa, di un percorso, ordinata, no? Di protesta. Ordinata, e che comunque nelle varie giornate con i tempi giusti riusciamo a portare dentro tutte le iniziative nei meriti. Quindi un'iniziativa voluta così, che partisse piano piano per poi arrivare oltre, e un momento importante sarà il 3 marzo. Il 3 marzo cosa ci sarà? Organizzeremo una grande manifestazione, stiamo cercando di portare tutta la città davanti i cancelli della multinazionale, e questa non sarà un'ultima tappa, assolutamente no, abbiamo altre cose da fare, quindi stiamo ricevendo molta solidarietà da parte degli imprenditori locali, da parte dei commercianti, dai giovani studenti, da parte di tante associazioni, anche fuori provincia, fuori regione, tanta solidarietà e stima e vicinanza per questa iniziativa. Piano piano i cittadini crotonesi si stanno svegliando, stanno cercando di capire che cosa vogliamo con questa iniziativa, e ieri, ti devo dire Paolo, è stata una giornata molto importante, abbiamo avuto una marea di gente, questo sì, lo possiamo dire, sì. Fra sabato e domenica è esplosa la voglia di... Partendo che era fine settimana, però comunque certo, vuol dire che la gente sa che ci siete. Sa che ci siamo e che andiamo avanti e non ci fermiamo. Senti, un sms su questa manifestazione... dice: salve, come si svolgerà la manifestazione? Verranno bloccate le strade? Poi stamattina altre associazioni, fa il nome di altre associazioni, posso farle? Sì, sì, magari, certo, menzioniamo tutto, non è che c'è problema. Allora, Lega Ambiente, Fabbricando, l'Avvenire, Marco Polo, in una conferenza stampa hanno detto che anche loro intendono muoversi per i 56 milioni destinati come danno ambientale per la bonifica, sempre per quanto riguarda la Siglia. Ecco perché sono gruppi separati? Fa la domanda. Assolutamente no, noi non siamo separati da nessuno, chi vuole aderire alla nostra iniziativa può aderire tranquillamente, a pieno titolo, non escludiamo nessuno, per l'amor del cielo, questo sia chiaro, non ci sono padroni dell'iniziativa, al centro c'è una questione della città di Crotone. Né politica partitica. Assolutamente no, c'è una questione legata alla sanità, c'è una questione legata a una situazione economica disastrosa, c'è una questione che dobbiamo affrontare con intelligenza tutti quanti uniti, le divisioni non ci appartengono, assolutamente no. Poi continueremo a parlare della manifestazione del 3 che si sta organizzando. Senti, tu ci hai fatto cambiare il titolo in diretta, ci hai fatto scrivere come in Basilicata e Sicilia, Local Content Crotone 2014, cioè... Io però, Paolo, vorrei dirti la posizione sui 56 milioni di euro. Ah sì, perché non abbiamo risposto, hai ragione. Intanto è una miseria questa condanna e nessuno si è appellato, perché erano stati chiesti in prima battuta, mi sembra, 1.550 milioni. Quindi diciamo che c'è stata una sconfitta da parte della città di Crotone, anche perché scusami, io me l'ero segnata questa cosa qui, per la bonifica del Lago Maggiore inquinato dal 90 al 96 è stato appurato, la Sindal ha pagato 1,9 miliardi di euro. A Crotone ha riconosciuto una miseria, una cosa scandalosa, nessuno si è opposto, e questo è molto grave, è una miseria. Una miseria che tra l'altro la vogliono gestire anche in cattivo modo, cioè vogliono dare i 56 milioni e utilizzarli per un'eventuale messa in sicurezza, è come dire che tu condanni l'ENI con una mano ti dai i soldi, con l'altra se le riprende, e questo è assolutamente assurdo, non si può accettare nel modo categorico una situazione simile. Noi diciamo un'altra cosa, noi diciamo che una parte di questi 56 milioni devono essere riconosciuti per recuperare l'immagine della nostra città, perché l'immagine ormai è oscurata, è smarrita, e quindi c'è bisogno di realizzare alcuni strumenti, alcuni progetti che possono ridare veramente quella dignità alla nostra città per come
per come è stata conosciuta e per quello che è e per quello che la storia racconta. Anche l'altra parte, quello d'immagine, no? Certo. L'altra parte nazionale va sicuramente, certamente destinata a quelle povere famiglie che giorno per giorno vanno a farsi dei finanziamenti proprio di portare il parente a curarsi per questo male che ormai sta esplodendo in città e, come dice Studio Sentieri, fino al 2018 sarà sempre in ascesa, cioè è in salita. Quindi la cosa ci preoccupa tanto e lì bisogna veramente intervenire facendo secondo noi forza sulla Croce Rossa Italiana di Crotone, affidargli questo compito, perché sono persone per bene, una struttura internazionale, una struttura che può gestire eventualmente quelle risorse economiche in questa direzione. E quindi di là possono nascere tanti progetti collegati. Aspetta a forme di cooperazione. Aspetta che ne parliamo di questo local content, così anche i progetti, perché c'è una telefonata. Pronto? Sì. Pronto? Salve, chi è? Salve. Rosella, ciao. Sì, il fatto è che ti sento male un eco. Sì, allora, se abbassi il televisore oppure vediamo di verificare noi. E di non muoverti col cellulare, così arriva bene. Ecco, vai. Però io volevo, siccome io sono amministratore d'arme, però insegno, lavoro sulla Caporizia, quindi ho inseguito un pochino il presidio e gli attivisti. E quello che effettivamente non sono riuscita del tutto a capire è come mai effettivamente la gente non sia arrabbiatissimo contro nella situazione in cui si ritrova per avere sostanzialmente un territorio altamente sfruttato e inquinato senza un ritorno di nessun tipo. Anzi, quello che è emerso è un danno all'immagine e all'economia abbastanza grave. Quindi mi meraviglio veramente tantissimo che la gente non sia insorta. Non si tratta di vedere come spendere o meno questi soldi pochi come risarcimento, eccetera. E qui si tratta effettivamente di rifare totalmente una città, sia dal punto di vista economico, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista proprio sociale. Ecco. Quindi tu dici non sto cercando di tradurre quello che tu hai detto, per sintetizzare un attimo, credi che ci vorrebbe un contesto popolare diverso, di adesione diverso? Ma sicuramente, quello che io non capisco è questa divisione, se si ha un comune interesse. Ad esempio, tempo fa c'è stata una manifestazione abbastanza partecipata, Crotone ci mette la faccia, organizzata per lo più da persone che sono state colpite direttamente, cioè malate. Sì. Ora qui si tratta di poche persone che stanno presidiando, stanno facendo una cosa importantissima, che è una cosa che meriterebbe non solo più attenzione, ma proprio più partecipazione. E gli squarci che hanno avuto agli striscioni, tra l'altro io personalmente ero lì quella sera che sono stati fatti quegli striscioni, la trovo abbastanza inquietante. Io non so come leggere questo tipo di messaggio. Cioè, è per questo motivo che la gente non si mette in prima persona attorno a questi 20 attivisti, cioè la paura, o è un tipo di disinteresse verso la propria esistenza. Vediamo che ci dice Pietro. Grazie Rosella, grazie per la telefonata. Anche perché c'è stata una brutta intimidazione nei giorni scorsi, Pietro. C'è paura? Ma secondo me la gente non ha paura. A Crotone la gente non ha paura, è demoralizzata, ha perso la speranza, non reagisce. E quindi è questa la situazione che oggi si vive. E comunque c'è da dire che tutte le attività fatte dai vari sindaci a seguire o presidente di provincia hanno creato quel senso di nausea alla partecipazione, perché la gente si è vista sempre, no, derubata di qualcosa, si è sentita fare promesse. Tutti questi fatti che anno dopo anno, no, perché viviamo sempre di elezioni, hanno portato la gente a rifiutare, a una sfiducia totale. Quindi bisogna riconquistare, secondo me, da parte dei cittadini cronesi un po' di fiducia, un po' di speranza, e soprattutto dobbiamo lottare. Questo noi lo stiamo facendo
quelli che stiamo occupando il Piazza Lenin in questo momento lavoriamo tutti. Intanto rivediamo le foto. Siamo tutte persone che lavoriamo, che abbiamo una professione, quindi non ci sono doppi scopi, assolutamente no. Senti, Francesca ritorna sull'argomento, così... buonasera, mi chiamo Francesca e sono di Crotone. Volevo sapere come mai l'ENI in Basilicata in Sicilia ha dato dei contributi per la valorizzazione del territorio e a Crotone no. Allora, da questo punto, cioè la battaglia centrale che abbiamo messo noi in campo è stata soprattutto legata a questo benedetto local content che è stato siglato per due volte in Basilicata e recentemente, 3-4 mesi fa, in Sicilia, esattamente a Gela. La situazione per quel che riguarda il rapporto tra la multinazionale e la politica e il mondo delle associazioni è completamente diversa, perché a Crotone si vive solo ed esclusivamente di rapporti single fra la multinazionale e parliamo strettamente nella figura del sindaco di Crotone, quindi non c'è un ragionamento che coinvolge gli stakeholders locali, e parliamo di chi sono i portatori di interessi verso la nostra città, verso il nostro territorio, ma bensì di un rapporto a due che certamente non può portare nel modo più assoluto benefici per la nostra comunità. Noi vogliamo rompere questo anello, lo diciamo chiaramente, siamo stati invitati da ENI attraverso i suoi canali. Il giorno dopo, quando avete occupato, addirittura l'ENI vi ha convocato proprio il giorno dopo. Il giorno prima. Ah, il giorno prima. Noi abbiamo rifiutato, perché noi vogliamo che ci sia un incontro istituzionale in prefettura, allargato un po' al mondo produttivo della città. Quindi un minimo di 9 componenti che sappiano parlare con ENI e sappiano gestire una fase molto delicata. Perché la convocazione tra chi era? Voi che stavate... Allora, noi abbiamo... questa iniziativa nasce nel settembre dell'anno scorso. Abbiamo fatto una serie di incontri, iniziative. Abbiamo sottoscritto un documento, 36 organizzazioni, e l'abbiamo inviato ad ENI. ENI puntualmente ha cestinato questo documento che noi abbiamo inviato. E allorché ci siamo detti, beh, adesso basta, dobbiamo reagire, dobbiamo vedere cosa possiamo combinare. E siamo partiti con l'iniziativa dell'occupazione. Certo, è un'occupazione, diciamo, tra virgolette, in questo momento molto leggera. Molto leggera, molto simbolica anche, no? Nel senso che però, la tenda è... però nel futuro può diventare altro. Senti, ti volevo chiedere, tra l'altro, chi volete a questa conferenza con l'ENI, chiamiamola così, perché allora le parti produttive, gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, le associazioni, i movimenti, una figura politica di livello regionale, una provinciale e due del comune, uno di maggioranza e uno di minoranza. Cioè stiamo copiando esattamente cosa è stato fatto in Basilicata, niente di più. Ecco, andiamo su questo argomento della Basilicata. Abbiamo scritto local content. Cosa... Allora, l'ultimo local content della Basilicata è stato sottoscritto su 2012, su 5. Ah, quindi è recente, insomma. Sì, su 6 assi di interventi ENI gli ha riconosciuto 500 milioni di euro. 500 milioni di euro su questo local content. Al precedente gliene ha riconosciuto 184, di cui 100, mi sembra 130 già spesi. Questo accade anche in Sicilia? Gela l'hanno sottoscritto 3-4 mesi fa, e mi sembra che sia, non l'ho letto proprio nei meriti, ma mi sembra che sia un local content fatto da 150 milioni di euro con assunzioni, cioè ha creato un minimo di progetto di sviluppo anche dal punto di vista dell'occupazione. Mentre a Crotone siete con il local content, dicevi? A Crotone vediamo solo le targhette dell'ENI, sinceramente. Le scritte ENI, per arrivarci vai a destra o vai a sinistra. Anche perché bisognerebbe capire poi c'è la capacità. Ma il paradosso qual è? Che noi crotonesi paghiamo il metano più caro d'Italia.
Cioè, e questo è assurdo. Non... Bisogna capire anche la capacità di produzione della Basilicata con quella di Crotone. Allora, noi abbiamo detto una cosa molto semplice. Noi abbiamo detto il PIL in Basilicata è pari, per esempio, a 1 milione di euro. A Crotone il PIL è pari a 100 milioni. Allora, riconosceteci un local content pari al 10% di quello che avete realizzato in Basilicata, così siamo in piena linea. Da reinvestire. Siamo in piena linea con quelle che sono le scelte delle multinazionali. Cioè, non possiamo essere la Basilicata, la Serie A e Crotone, neanche la prima categoria calcisticamente parlando. Quindi c'è necessità che ci risvegliamo, perché Crotone ha bisogno di un progetto immediato. Crotone è senza un progetto, l'amministrazione comunale è fortemente in difficoltà, non è capace di gestire cose importanti. Tant'è vero che sulla questione della bonifica, e che molti questo particolare lo trascurano, abbiamo un'area che si chiama ex discarica comunale di Fondofarina che rientra nell'area SIN, che non è stata mai citata. Sono arrivati 2 milioni e 400 mila euro tre anni fa dalla Regione Calabria per fare la messa in sicurezza. Questi soldi sono ritornati indietro e quella è un'area che produce morte, è veramente ad altissimo rischio, allo stesso livello della discarica Farina Frappeto. Quindi un'altra chicca amara per la città. Certo, nella trasmissione delle Iene si poteva dare maggior risalto al territorio crotonese per dire questa è la parte cattiva, ma c'è anche la parte buona del territorio. La parte sana, abbiamo l'area marina protetta, abbiamo Capocolonna, abbiamo la Sila, quindi qualcosina in questo senso si poteva dire chiaramente, anche se la trasmissione ha centrato... Scandalistica, quindi c'entra l'obiettivo. Ha centrato e ha fatto audience solo sulla vicenda legata ai tumori. Quindi questo che comunque va bene, lo studio Sentieri approfondisce, lo studio Sentieri dice, e io ho pubblicato lo studio Sentieri circa due anni fa, grazie alla dottoressa Rosa Bilotta dell'ASL di Crotone, che mi aveva suggerito di andare a recuperare questa pubblicazione, e quando parlavo in giro di questo studio Sentieri la gente mi prendeva in giro. Oggi invece è diventato un po' la Bibbia della città, su cui realizzare veramente e affiancare la parte tecnico-scientifica per realizzare una bonifica integrale insieme alla politica, ma politica, non politicanti. Certo. Un telespettatore, forse è arrivato in ritardo, ci dice: si sente parlare di una manifestazione per giorno 3 marzo. E con che modalità si svolgerà e chi prenderà parte, lo ripeteremo dopo la pubblicità con Pietro Infusino. Adesso rispondiamo al telespettatore. Stavi dicendo dei parametri della bonifica, interessante, lo puoi dire, o era informale questo? Era informale. La domanda era? Era della manifestazione del 3. Allora, abbiamo scelto il giorno 3 per avere i tempi giusti e coinvolgere tutti. Abbiamo iniziato una serie di incontri, li stiamo portando avanti. Ieri ci abbiamo lavorato veramente tantissimo, arrivano i primi risultati, sono risultati importanti, non vogliamo fallire, chiediamo aiuto al resto delle città calabresi, nessuna esclusa, chiediamo aiuto e sostegno anche oltre la Calabria, chiediamo soprattutto che i crotonesi siano presenti. Come sarà organizzata? Noi chiederemo la serrata ai commercianti. Intanto è lunedì, quindi è un giorno. È un lunedì mattina. Lunedì mattina chiederemo la serrata ai commercianti, agli artigiani, un po' a tutti, soprattutto le scuole. Le scuole devono avere piena titolarità in questa iniziativa, parleranno solo alcuni studenti, diranno cosa ne pensano, come la pensano, anche perché noi stiamo fornendo documenti in merito in modo che loro si possano documentare sull'intera vicenda e quindi portare un pensiero unico, perché il futuro è loro, quindi puntiamo sui giovani. Nessuno di noi sarà lì a fare da star oppure da... assolutamente no, faremo un passo indietro e daremo piena visibilità e concretezza a quello che diranno i giovani. Per quanto riguarda il percorso, lo dobbiamo studiare, perché sappiamo perfettamente che ci dobbiamo confrontare anche con la Digos,
Quindi pensiamo comunque di partire veramente da un punto strategico che è quello del comune di Crotone, perché per noi in questo momento il comune di Crotone dà un significato molto, molto brutto e reale, è in una situazione veramente di fallimento sul piano delle scelte politiche, sul piano anche di stare vicino a determinate iniziative, sempre lontano questo comune da quando le associazioni, tipo anche l'iniziativa che citavi poco tu Paolo, quella dei ragazzi Io ci metto la faccia, un'iniziativa molto importante, molto forte in città, molto partecipata, cioè l'amministrazione comunale è sempre distante quando il cittadino si muove. Quindi, che dice Vallone, il sindaco? Sinceramente, guarda, noi quando abbiamo iniziato questo percorso l'abbiamo invitato più volte. Ah, l'avete comunque invitato? Certo, lui non è mai venuto, ha avuto sempre la scusa pronta, un giorno doveva fare una cosa, un giorno doveva fare un'altra, nei vari incontri che ci sono stati lui non è stato mai presente. Il motivo noi non lo sappiamo, non li conosciamo, molto probabilmente vuole un percorso preferenziale con Eni, vuole trattare solo lui sul piano personale, e questo è quello che sta succedendo negli ultimi anni. No, no, spero non ci sia un discorso politico dietro, no? Nel senso che allora, istituzionale ci si può credere, nel senso dice voglio ma mi che sembra con che Eni ne... abbia ma politicamente, però anche perché non. Mi sembra che sia anche scorretto incontrare la multinazionale in questi termini, visto che si giocano gli interessi di un'intera comunità e i temi sono così importanti. Vallone ha aggiunto la delega all'ambiente, se noi gli facciamo la domanda, lo chiamiamo anche in questo momento telefonicamente e entriamo nei meriti di una domanda sulla vicenda bonifica, certamente non saprà rispondere, perché è una materia molto delicata, molto complessa, quindi cioè, queste fasi che la politica vive, la deve vivere con persone che quantomeno capiscono la materia. Con partecipazione. E la stessa cosa riguarda anche l'ente provincia. Abbiamo visto anche un presidente di provincia che sonnecchia abbastanza, si riposa sempre, esce ogni tanto con qualche spot per dire la qualsiasi, ma non l'abbiamo visto mai presente e attivo sulle grandi questioni della città e del territorio. Io posso citarti, per esempio, sì. Leni doveva perforare per due volte a Crotone, una volta a Capocolonna e una volta dietro il fiume Esaro, no? Io con tanti altri amici, così, da buoni cittadini, abbiamo bloccato le perforazioni. Tanto è vero che poi sono state convocate i vari organismi, sia in consiglio comunale e sia in altri settori, e sono stati fatti 10 passi indietro. Nessuno sapeva nulla alla fine. Leni perforava a Crotone, il sindaco non sapeva nulla, l'assessore all'ambiente della provincia non sapeva nulla, l'assessore regionale non sapeva nulla e noi come semplici cittadini abbiamo bloccato la perforazione. E poi, quindi, che poi si è fatta dopo? O... No, non si è fatta, si è bloccata. Lo stesso è venuto, dovevano fare dei carotaggi in piena area SIN dietro la discarica Farina Frappeto, io mi sono opposto fortemente, ho richiamato l'attenzione anche del procuratore della Repubblica Mazzotta. Sì. E quel lavoro lì si è autobloccato, dopo aver chiesto soccorso al procuratore, anche quel lavoro è stato sospeso. Quindi si gioca sporco, si gioca sporco, molto sporco. Ci sono molte coperture, non c'è lealtà, la città di Crotone è alla fame, vi garantisco che è alla fame. Molti commercianti a breve chiuderanno, molti imprenditori non so se resisteranno a questa crisi mondiale. E c'è un altro fattore ancora più importante, fra 2-3 mesi scadranno le varie solidarietà, cassa integrazione e mobilità, quindi già è una città con un'altissima percentuale di disoccupati, queste altre famiglie che oggi vivono con
con questo ammortizzatore sociale fra 2 o 3 mesi che cosa succederà, saranno, certo, saranno tra i nuovi disoccupati, quindi la percentuale alzerà di molto e quindi la città secondo noi diventerà una polveriera. È per questo che noi siamo scesi in campo, per ridare ossigeno. E l'unica azione che si può dare, l'unica speranza che c'è in questo momento è che Eleni arrivi a questo benedetto tavolo e capisca che Crotone ha bisogno concretamente del proprio local content. Io una cosa a Eleni la voglio dire, attenzione, che la situazione è difficile, è molto difficile, molto probabilmente Eni estrae 20 milioni di euro al giorno dal nostro territorio, ma se scoppia la baronda a Crotone, Eni non ne uscirà bella tranquilla, serena. Quindi vogliamo far capire che la situazione è delicata anche per la multinazionale, quindi c'è la necessità di fare questo tavolo, c'è la necessità che la città venga riconosciuta, c'è la necessità che Eni venga a Crotone a fare la bonifica, c'è la necessità che Eni non metta le mani sui 56 milioni in modo indiretto, e c'è la necessità di fare veramente uno studio una volta per tutte sul fenomeno della subsidenza. Sono tanti temi che ormai i crotonesi stanno ascoltando da giorni. Beh, della subsidenza se ne parla da anni, no? Ma adesso anche il semplice cittadino che prima oscurava questi temi sta incominciando a capire. Magari non conosceva il termine subsidenza, no? Sta cominciando a capire questo vuoto creato dalle perforazioni, dal gas che viene estratto e quindi il terreno. Com'è la reale situazione della città? Quindi a noi dispiace che la politica non ci dia una mano. Noi siamo qui per aiutare la politica. È uno sprono, no, alla politica la vostra, è vista come un'opposizione alle loro cose. Quindi c'è necessità che anche la magistratura faccia chiarezza, no, su questa vicenda. Io invito il procuratore a verificare un po' tutti questi accordi tra la multinazionale e il comune di Crotone. C'è bisogno veramente di approfondire, perché non è possibile che Crotone sia caduta così in basso. E siamo una città che come prodotto interno lordo produce più di Milano e produce più di Torino. Questo lo possiamo dire ad alta voce. È chiaro che come d'uso della nostra trasmissione noi poi chiederemo anche di essere ricevuti giornalisticamente da Eleni, essendo una multinazionale. Il percorso, come al solito, è un po', non con Eleni, ma con le multinazionali è un po' difficile, ha detto stampa e via dicendo, però noi cercheremo di contattare Eleni, chissà, parlare anche con un dirigente, quello che è venuto a Crotone quando c'è stato l'accordo con Vallone, ha firmato Leonardo Stefani, anche se poi loro non hanno voluto parlare con i giornalisti. Difatti lì il 3 luglio fece una conferenza stampa il sindaco prima, perché poi Eleni alla firma dell'accordo non ha voluto parlare con i giornalisti. Quindi inviteremo Eleni ad un confronto giornalistico, anche se loro, a dire la verità, poi il confronto lo hanno chiesto con voi, ma i termini non coincidevano con quello che voi avevate in testa o avevate previsto, certo, ed era giusto per voi. Però giornalisticamente è un'altra cosa, chissà se ci risponderanno. E comunque noi siamo a completa disposizione, ma busseremo, essendo noi piccoli, busseremo noi per primi alla porta per un confronto. Un'altra domanda ti faccio, c'è una paura per quanto riguarda questi 56 milioni, anche nelle interviste che abbiamo effettuato nei giorni scorsi, è che con questi soldi ci si fermi soltanto alla messa in sicurezza. Tu dicevi prima messa in sicurezza per poi effettuare la bonifica, ma forse si ha un po' paura che ci si fermi lì alla messa in sicurezza e non si faccia nessuna bonifica e i soldi vadano via, o no? Noi diciamo un'altra cosa, quei 56 milioni devono andare in un settore ben chiaro, si deve rilanciare l'immagine della città e si deve dare sostegno a quelle famiglie che oggi vivono una fase molto brutta, molto delicata, che è quella della malattia per tumore. Vanno indirizzati in quella direzione, tutte le altre cose non ci interessano, se no che condanna è di disastro ambientale?
scusatemi. Non certo. È possibile che questi soldi vengano restituiti di nuovo a Eni, ma assolutamente no, è già una miseria, nel modo più categorico, ma questi soldi devono servire per rilanciare l'immagine della città che in questo momento è bruciata, completamente bruciata, e l'altra parte deve servire con progetti seri a sostegno di queste povere famiglie. Allora, grazie a Pietro Infusino. Vediamo di sentirci anche allora abbiamo avuto questa notizia della manifestazione del 3 marzo, di 3 marzo, noi ci saremo con le nostre telecamere, che nessuno pensi di minacciare questi signori, perché almeno per quanto riguarda il mezzo di comunicazione noi siamo vicino a loro, ne hanno subito grazie uno di minaccia con il taglio del dei manifesti abbiamo anche chiesto alla Digos di un controllo, di, no? Ci sono le telecamere vicino di verificare gli autori di questa intimidazione. Comunque noi vi saremo vicini giornalisticamente. Grazie amici telespettatori, grazie per gli sms che sono arrivati in studio. Andiamo sul nostro sito, su Zoom Web Channel, che è il nostro canale di YouTube. Voglio ricordarvi che tutte le trasmissioni, se avete perso un argomento o un servizio, potrete rivedere il tutto sul canale, il nome di questo canale lo potrete cercare, quindi potrete cercare i servizi su Zoom Web Channel. Domani pubblicheremo anche questa intervista con Pietro Infusino, attivista occupazione impianto Eni a Crotone. Grazie per averci seguito, grazie Pietro. Grazie a te Paolo.